Prima di tutto eh, parliamo di un paese, l'Italia, dove c'è libertà di espressione. Quindi partiamo da questo fatto. Questo paese permette dunque di esprimere le proprie opinioni liberamente. Grazie Mario, ti auguro che tu possa rimanere quanto più tempo possibile lì dove sei. Sì, ciao raga, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questa mattina con noi la nostra grande Daniela Paolo, buongiorno, Daniela. Buongiorno a tutti, ciao Luca. Ciao Tesoro, ciao, buongiorno, buongiorno. Allora, Stella, eh, gentilmente ci dici i programmi, i prossimi programmi ormai per settembre, i prossimi appuntamenti. Grazie mille. Certo, partiamo subito. Allora... Sai che è vero? Ti si sente poco, però davvero? Ora sì, in briefing, no, adesso sì, allora eh, Uh, alza un po' la voce di ai sì, grazie. <ride> okay. Grazie, Grazie. Aspettate che ho anche le notifiche. Allora, eh, così si sente bene. Si sente? Bene. Ok. Sì. Mm. Parto. <ride> 11 settembre, pillola ah. rossa con le salvetti. Sì. 17 settembre, campane tibetane a Frascati. 18 sì. settembre, sempre a Frascati, ci sarà il transurfing. 25 sì. settembre, campane tibetane a Monza. 8 ottobre campane tibetane a Bolzano, 9 sì. ottobre sempre a Bolzano transurfing, 16 ottobre transurfing a Monza, 23 ottobre Pilo La Rossa a Bologna, 6 novembre campane tibetane a Sanremo, 20 novembre campane tibetane a Padova e okay. 27 novembre campane tibetane a Bologna. Ecco, perfetto. Grazie grazie mille. Ricordo che le persone che sono interessate ai nostri corsi, non fanno altro che mandare una mail a luca.nali@enzaion.com, vedete in sovraimpressione, così da fare la richiesta e di conseguenza avere anche delucidazioni. Ricordate, mi raccomando, che i nostri corsi hanno un costo perché di fatto poi sono è la nostra modalità con cui noi finanziamo tutto lo staff, ecco. Però assolutamente se non avete possibilità o se preferite partecipare ad offerta libera, basta che ne facciate richiesta e di conseguenza potete partecipare a offerta libera oppure a, eh, gratuitamente. Mi raccomando. Eh? Questo lo stiamo applicando per tutti i corsi. Ora ci incontreremo eh, lunedì con Vera. Faremo due giorni di briefing stretto. Ielei, dove eh, parleremo e organizzeremo tutta la programmazione da mh, dicembre, diciamo sì, da dicembre fino a luglio prossimo. Eh? Anche per quanto riguarda altri autori che noi stiamo spingendo. Ciao Giacomo. Allora, eh, Dani, basta, chiuso, vuoi dire qualcosa? Buona live! <ride> Grazie tesoro, ti butto su? Certo! Bye, ciao Stella, ciao! Allora, intanto, doverosissimi. Aspetta, tolgo il banner della mail. io Allora, doverosissimi i ringraziamenti e saluti di tutte quelle persone che ho incontrato durante il mio tour. È stata una cosa spettacolare. Quindi, ricordo Napoli, Martina, Martina Franca e Pesaro sono stati dei luoghi dove ho trovato delle persone stupende. Quindi, è una, è una cosa stupenda. Veramente, incontrare persone che magari ti seguono da anni per anni sono stati lì così a guardare. Ogni mattina e poi ti ritrovi a tu per tu con loro, sapere le loro emozioni, i loro ringraziamenti, la loro gratitudine, appunto anche il loro affetto. Quindi, grazie veramente di cuore ed è stato, ed è stato meraviglioso il Sud, ancora mi ha insegnato delle cose, mi ha insegnato quanto è importante essere diversi dalle macchine quanto è importante muoversi in maniera eh, diciamo non prevedibile eh, sulla base della spontaneità, del cuore e di tutti quelli che sono gli attributi che fanno, che creano delle differenze importantissime fra noi e le macchine ecco, intanto Ilaria Policchi ti saluto, ciao eh, questa, in questi giorni si sono state, si abbiamo inserito altre due persone nel nostro organico per cui ci sarà la nostra Ilaria Policchi che si occuperà delle interviste anche lei, ma anche la nostra Sara, una ragazzina che ha fatto la prima esperienza di assistenza a Pesaro, ed è veramente una persona speciale, 19 anni, ma veramente una persona grandiosa. E ringrazio anche Mary Claire e Olga, che praticamente mi hanno donato per il mio compleanno questo no? Questa, questa collana che ho porto proprio con affetto, assieme a tutti i braccialetti, ovviamente che mi porto sempre e custodisco gelosamente, perché loro sono la manifestazione di quello che dico sempre di fare, ovvero quello di smettere di vivere di sicurezza e ve virgolette ragazzi iniziare a fare la propria attitudine loro hanno un talento stupendo meraviglioso ho fatto un post su Facebook ho fatto un post anche su Telegram dove metto in evidenza la loro la loro arte e iniziano a fare queste cose iniziano a vendere braccialetti siccome sono dei pezzi veramente originali dove loro mettono anima e cuore e di conseguenza hanno anche un grandissimo riscontro e quindi questa è la loro arte che io mi porto con me e di conseguenza ciao Marco e di conseguenza sono veramente orgoglioso, vedete un oggetto fatto a mano, noi dobbiamo imparare ragazzi a essere sempre più differenti dalle, dalle, dalle macchine, molto importante no? per cui quando io ho una sciarpa cioè, tessuta a mano quando io ho un qualcosa fatto a mano quando io ho un pezzo in questa maniera fatto a mano, è una benedizione è importante considerarlo in questa maniera, è importante riprendere questo genere di, ehm, di di avere questo genere di percezione perché nel momento in cui noi abbiamo questa consapevolezza e iniziamo a comprendere che le cose non sono soltanto quello che noi vediamo materialmente, le cose sono energia, di conseguenza questa energia è importante che sia sempre più manifestata perché le macchine non possono, eh, non possono manifestare l'energia se non quella pratica, quella efficace, ma non possono manifestare l'energia che può dare una carezza, che può dare un essere umano. Ricordiamo che quello che muove il mondo, la terra, è un'energia, che non è assolutamente meccanica, non è solo meccanica, è un'energia vera e propria, di conseguenza noi dobbiamo manifestarla più in un posto, quindi mi raccomando, nel momento in cui noi scegliamo di uscire da questa situazione noi dobbiamo essere assolutamente consapevoli che dobbiamo differenziarci da tutti quelli che sono i loro ordini e le loro storie, no? di conseguenza dobbiamo essere sempre più umani, impariamo ad abbracciarci, impariamo a guardarci negli occhi, impariamo a spendere tempo per noi, impariamo a Stare da soli, impariamo allora attenzione: stare da soli non vuol dire eh, mettersi lì in una situazione di clausura, è chiaro, no? Però avere un momento in cui una persona si ricentra, si ritempla, ricordatevi che loro stanno facendo tutta una serie di cose perché hanno lavorato, hanno, hanno minato, hanno fatto un lavoro estremamente ferato nella nostra consapevolezza, nella nostra percezione di noi stessi, per cui noi non sappiamo più cosa siamo. Se qualcuno ci chiede cos'è che siamo, noi siamo il postino, noi siamo. Il medico, non siamo il calzolaio, non siamo che ne so, io, l'ingegnere, l'architetto, siamo lo youtuber, siamo il terapeuta, no? Quando in realtà noi dobbiamo essere consapevoli di quello che siamo. E noi per acquisire la consapevolezza di noi stessi, quindi per non essere poi spostati con troppa facilità, è necessario che si viva anche dei momenti da soli. Momenti da soli, cosa si può fare quando siamo da soli? Quando siamo da soli si può fare l'amore, non scherzo, si possono fare, si possono si possiamo mettere in un fiume e guardare il fiume, no? Eh? Si può, togli pure il banner, tesoro. I lucanali, brava. Eh, si può guardare un fiume, si può guardare, guardare un'alba, si può guardare un albero, si può guardare una foglia, no? Si può guardare un animale che si muove. S possiamo stare lì nella, 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 con la sensazione di sentirsi, con la sensazione di, ri di rientrare dentro noi stessi quando noi dobbiamo fronteggiare questa condizione di questo momento, dobbiamo assolutamente prendere, eh, prendere consapevolezza che noi non è che dobbiamo osteggiarli. Noi dobbiamo semplicemente ritornare a fare quello che eravamo anni e anni fa, ok? Quindi smettere di vivere sulla base di una percezione che ci restituisce un apparato, un apparato come un cellulare o un computer e iniziare a sentire il mondo, iniziare a sentire la vita, a rinunciare sempre di più a tutti quegli aspetti tecnogeni che di fatto ormai accompagnano la nostra, la nostra vita, ricordiamo che tutti gli apparati tecnogeni sono degli apparati che di fatto sono percepiti e utilizzati come protesi nostre, eh? noi potremo orientarci, potremo comunicare, potremo fare tutta una serie di cose senza l'utilizzo di apparati. Quindi iniziare a disintossicarsi da questi è un primo passo importantissimo. Questa è la ragione per cui quando in questo periodo, da luglio a agosto, di fatto non abbiamo interrotto la maggior parte, la stragrande maggioranza delle nostre interviste, perché ci siamo occupati nel ricostruire, nel gestire tutte quelle che sono le nostre risorse interne, ma soprattutto diciamo alle persone di non stare davanti a... Al computer, lo diciamo praticamente non dando contenuti poi, no? Contenuti appetibili. Per favore, luglio agosto c'è il sole, c'è la vita, c'è la libertà, riniziamo a riprenderci la libertà e quindi è necessario che le persone siano in uno stato in cui iniziano a vivere la propria vita. Ragazzi, noi dobbiamo prendere consapevolezza di noi stessi, ma soprattutto vivere questa esistenza con una mh, motivazione di fondo. Dovremmo chiederci come mai sto esistendo, come mai è così importante la vita per me, cosa c'è di più importante della vita? Non c'è niente di più importante nella vita. Nemmeno Dio sarebbe, sarebbe utile, potrebbe servire a qualcosa se non ci fosse la vita, sarebbe totalmente disfunzionale. No? La vita è la cosa più importante che noi abbiamo a disposizione, ci teniamo così tanto. Per quale ragione? Per quale ragione va vissuto in una determinata maniera? Quindi è determinante consapevolizzare questo, che noi siamo all'interno di una vita, ma che questa vita può essere vissuta in maniera ancora più profonda nella misura in cui noi comprendiamo. Che la nostra esistenza, il nostro spaccato di coscienza esistenziale, questa esperienza che stiamo facendo adesso, si interseca perfettamente in un contesto molto più ampio dove noi andiamo semplicemente a vivere la nostra espressione di vita in maniera da poter essere così tante cose che nemmeno ci immaginiamo. Se noi però siamo sempre a contatto con persone che ci dicono chi siamo, cosa siamo, cosa facciamo e perché lo facciamo, se noi siamo all'interno di ruoli, di luoghi che ci ci ricordano sempre, ci costringono ad interpretare un ruolo fino a crederci, non perdiamo questo genere di consapevolezza. Quindi va benissimo stare sotto certi aspetti all'interno di determinati ruoli e contesti, però non dovremo mai, eh, mai abbandonare la nostra ricerca nel comprendere chi siamo. Per comprendere chi siamo è molto semplice. Basta iniziare a fare delle cose e capire cos'è che ci fa vibrare, capire cos'è che ci fa bene, capire cos'è che ci dà gioia. Vi faccio una domanda, vi rispondete da soli. Quanto tempo è che non vi emozionate per una cosa che fate? Quanto tempo è che non fate una cosa per la prima volta? Quanto tempo è che non vedete l'ora di alzarvi per fare la cosa che volete fare? se queste domande purtroppo a queste domande si è risposto con tre no con me, che quindi è tanto tempo che io infatti, non faccio questa cosa, non provo emozioni, non provo bellezza, vuol dire che la nostra vita deve essere ripresa assolutamente in mano perché vuol dire che le cose che stiamo facendo non sono le nostre cose, vuol dire che le cose che noi facciamo sono cose che qualcuno ci ha imposto in determinate modalità. Per esempio dobbiamo anche la, la, dobbiamo avere la consapevolezza che non siamo microcippati, siamo microcippati. Cos'è il microchip? Il microchip tira un condizionamento indiretto o diretto contro la nostra volontà, non by bypassa quelle che sarebbero le nostre motivazioni e intenzioni. Ci fa fare tutta una serie di scelte. Il microchip sono i soldi. Fin che noi consideriamo i soldi nella modalità con cui ce l'hanno fatta credere, che vanno esaurendosi, che farà, faccio tutto per i soldi, che i soldi sono la gioia, la soddisfazione, sono il potere, sono la fama, il prestigio, eccetera. Noi saremo schiavi dei soldi e di conseguenza, piano piano, faremo tutta una serie di cose che sono tutto tranne che funzionali alla nostra felicità. Ora veniamo all'argomento di questi qui, no? molte persone stanno, si stanno sono contente no? perché vedono una sorta vedono, vedono che sono claudicanti questi qui no non sono claudicanti quindi vedono di maio che non di maio che non sorride più c'è Mario che è nervosa, c'è tutta una serie di cose, no? Che comunque di fatto ci fanno ben sperare. E questa è la psicologia tipica dello schiavo, no? Che sa di non poter rinunciare al governo e di conseguenza se lo vede claudicante, dopo che comunque è stato efferato, nei confronti del cittadino gioisce, eh? Ma perché è la mentalità tipica dello schiavo? Perché lo schiavo non sa immaginarsi una vita senza governo. Quindi dice: governo per forza di cose ci deve essere. Non è possibile vivere senza partiti, non è possibile vivere senza maestri, non è possibile vivere senza un presidente del consiglio, non è possibile vivere senza lo Stato. Lo schiavo ragiona in questa maniera, ok? Quindi non ha compreso che la struttura statale, la struttura governativa è funzionale a se stessa. Il partito è funzionale a se stesso e funzionale a un governo. Ok? Il partito, la struttura governativa, lo Stato non serve alla persona usurpa la persona, gli dà l'impressione che possa in un certo qual modo tutelare il soggetto, quando in realtà invece lo costringe dentro una gabbia. La tutela, semmai è un motivo per cui la persona preferisce starci dentro e dice, ma visto mai, se poi vado fuori dallo Stato non mi daranno la pensione, per esempio, no? Attenzione ragazzi, ragazzi, non ce lo scordiamo, eh? una minima sono 400 euro, quindi voi cosa, voi cosa potete come potete pensare no? di sperare in una pensione? No, di 400 euro, dove non potete assolutamente vivere nella maniera più assoluta e sacrificare, accettare, ingoiare, sottostare a tutta una serie di cose che lo Stato e il governo perpetra nei confronti delle persone. Quindi, la persona veramente libera, la persona veramente, veramente che si è liberata, che quindi riesce a vedere la sua esistenza da un punto di vista decisamente superiore, non gioisce perché eh, Mario è in crisi e perché Di Maio Zetun, che non, non si più o quant'altro gioisce semmai perché vede se sì, ok che comunque anche loro hanno delle buone difficoltà questo sicuramente rinfranca e fa piacere però la cosa che lo fa gioire è che comunque la sua vita sarà sempre florida ragazzi noi possiamo vivere senza struttura governativa ragazzi noi possiamo fare tutta una serie di cose senza la struttura governativa sicuramente sotto certi aspetti si impone però c'è sempre il modo di poterlo bypassare non ci scordiamo mai che ogni cosa, quando sembra non darci più possibilità, più margine di riuscita, ha sempre invece dei momenti in cui noi possiamo aggirare la condizione, conoscere le regole per imparare ad aggirarle Questa è una cosa veramente molto importante. Noi siamo all'interno di un mondo, potremmo fare un'esperienza meravigliosa, stretto contatto con il mondo che ci regala, ci crea le cose. La Matrix, quindi, per effetto del governo, della politica, di quelli che sono i vari leader, e varie ingerenze che noi subiamo, si è frapposta fra noi la possibilità di poter attingere a un patrimonio di informazioni, a un patrimonio di cose veramente straordinario, è semplicemente. Ce le elargisce mai tutte insieme, sempre in maniera diciamo fraseggiata, così che noi possiamo vivere la giornata. Ma sempre dopo un compromesso animico importante. Il compromesso animico, che cos'è? È semplicemente il fatto di tradire completamente quella che è la nostra indole, la nostra predisposizione, la nostra attitudine in favore di un compromesso, dove loro poi alla fine, se sei sufficientemente compromesso, che non gli interessa che tu sia compromesso, gli interessa che tu faccia quello che comunque di fatto ti chiedono loro, che tu sia obbediente. Che tu sia malato, che tu sia sempre bisognoso, così che tu possa consumare, che tu sia sempre a fare delle cose, che tu abbia sempre un cazzo dentro, un ca un, no, un cazzo, un, un caos, caos dentro, che tu sia sempre in una condizione di galleggiamento mentale, che tu non sia presente di fatto, no? Hanno necessità che tu sia così. Quando si è così, ti elargiscano, no? come si fa ovviamente a un miserabile: si elargisce un pesce marcio, il pesce marcio non ci sembra aver ottenuto il risultato. Noi si esce dalla matrix, noi impariamo a uscire da questo criterio. Quando ci chiamiamo fuori da tutto questo e impariamo a ripristinare ora un contatto con noi stessi, ora un contatto con il nostro ambiente, il nostro ambiente fenomenico che ci garantisce, ci dà la possibilità di poter avere tutto quello che noi vogliamo semplicemente perché le cose che ci dà la Matrix non le possiamo trovare pari pari nel nostro ambiente. Questa è una cosa fondamentale. La gabbia mentale e la capacità di sottostare, di incassare, di sopportare tutta una serie di. Eh, soprusi è determinata da questo, dal fatto di ignorare il fatto che non potremmo avere tutto quello che noi desideriamo se solo ripristiniamo determinati collegamenti che per effetto di un'ossefazione, per effetto anche di un lavoro pregresso che hanno fatto, noi viviamo come inibiti, non riusciamo più a ripristinare questo contatto no e di conseguenza abbiamo tutta una serie di dipendenze che loro ci fanno pagare a caro prezzo. Chi sono loro? Sono delle strutture benefiche? No, sono delle strutture che vivano soltanto, esistano soltanto in una condizione critica, tanto che dopo un po' hanno avuto la necessità di creare crisi a go go, perché loro in una condizione stabile, naturale, non riescano a vivere, loro in una condizione stabile non hanno potere, loro in una condizione totalmente equilibrata non possono dare, eh, scusate, non possono eh, imporre le loro ingerenze. Eh? Quindi dobbiamo Renderci conto che immaginiamoci da quando c'è l'Italia repubblicana, supponiamo. Guardiamo adesso l'Italia, potremmo fare questa valutazione per quanto riguarda tutto il mondo, c'è stato sempre ogni tanto, no? Tutto sommato bene il boom economico, addirittura. No? Poi a un certo punto qualche crisi qua e là, qualche brigata rossa, qualche situazione che comunque creava instabilità, no? E cosa è successo? Hanno capito le Brigate Rosse, sono totalmente convinto che le hanno create loro. Però, tuttavia, nel momento in cui c'è stata magari anche una crisi naturale, hanno visto che le persone accettavano qualsiasi cosa le fosse imposta. No, c'è la crisi, no? C'è un terremoto, c'è un'alluvione, un, ci sono le Brigate Rosse è perfetto, di una crisi, le persone accettano tutto. Questa è la ragione per cui gli zingari, quelli che rubano, non tutti gli zingari, faccio una premessa per non urtare la eh, sensibilità. Grazie, Dani, che ha bloccato questo qui, il nostro, la nostra Leoncina Zagama che è ancora l'opera. Eh, alcuni zingari no? alcuni zingari rubano, è evidente, no? alcuni zingari invece sono perfettamente integrati e non rubano. Quelli che rubano come mai sono impuniti? Perché hanno un tipo di statuto che le rende? No, assolutamente no, perché se una persona commette un crimine è perseguibile. E queste persone sono, eh, sono le viene permesso di rubare perché ovviamente con la serie di furti siamo noi a richiedere poi tutta una serie di garanzie, vogliamo, la, vogliamo più sicurezza, più sicurezza sicurezza dice te la do io ti metto una telecamera due telecamere in casa così se viene qualcuno a rubarti lo becchiamo subito no? E tu ovviamente Accetti questo perché si è esasperato dai furti, si è esasperato dai furti perché li hanno lasciati liberi, ovviamente, hanno lasciati liberi di operare. No, poi paradossalmente, quando però il motivo per cui noi accettiamo queste cose, no, quindi queste telecamere sicurezze, è sempre ovviamente per una sicurezza. però poi quando veramente vengono chiamate in causa no? questi oggetti eh, di spionaggio, se volete, no, queste telecamere, per cose che realmente poi vanno a giustificare il motivo per cui sono state fatte, non funzionano. Mai, ma senza andare a scomodare il ponte il ponte Morandi eh per esempio nel mio nel mio coso nel mio nel condominio dove ho lo studio c'è stato un furto qualche anno fa un, un appartamento attivo al mio tra l'altro dove ho lo studio e è stato sentate delle persone e hanno rubato no hanno svaleggiato una, una casa ecco quindi non abbiamo una bella telecamera all'ingresso del portone, eh, queste ragazze, perché sono delle ragazze che occupano questo quest appartamento che hanno subito il furto. Hanno chiesto alla polizia se potevano usufruire della registrazione per individuare chi fosse il ladro e indubbiamente cosa gli hanno risposto? Le hanno risposto che la telecamera non funzionava, ok? Quindi noi dobbiamo renderci conto che tutta una serie di condizioni, tutta una serie di crisi che di fatto noi subiamo sono per lo più ricercate, se non addirittura create, perché loro sono il cancro. Il cancro esiste soltanto in un corpo malato e quindi loro davano a un corpo devono fare in modo di poter, eh, di poter danneggiare sempre di più la condizione di equilibrio perché loro possono avere un senso, perché loro possono avere un potere. Questa è una grandissima notizia, in realtà, no? Perché se ci fate caso, prima c'era ogni tanto, no? C'era qualche crisi, ok, dalle Torri Gemelle in poi, no? Si è creato tutta una serie di condizionamenti. torno a ripetere, ragazzi, che loro quando hanno creato poi una mh, necessità, quello di controllare tutti i voli del pianeta, praticamente, quando poi. La questione delle torri gemelle, quando poi Bin Laden, virgolette, è stato ucciso tutto quello che comunque sapete, non è che hanno tolto questi controlli, li hanno lasciati, ovviamente, no? Quindi è ovvio no, che questa cosa che hanno fatto è una cosa che poi andava a ricercare, a smuovere una loro esigenza, cioè quella di avere un controllo sempre più capillare chiara questa cosa. No? La buona notizia qual è? La notizia è che loro non possono continuare a edulcorare a eh, elaborare un mondo. Eh, per quanto riguarda eh, la nostra vita, no? perché dopo un po' forza mistifica di qua, mistifica di là, un po' come il bugiardo, no? il bugiardo di paese, il bugiardo di quartiere, no? che ti dice le bugie te ne dice in continuazione. Dopo un, po', dopo un po' per forza di cose no? crolla tutto, la allora deve riconoscere, che ogni tanto qualche bugia la dice perché non puoi arrivare a controllare costantemente, modificare costantemente quello che è un principio di base, cioè l'energia, la meccanica della terra, del pianeta con le sue cose, non puoi continuare a cercare di mistificare questa situazione qui, no? Quindi loro sono adesso, soprattutto in un momento apocalittico, torno a ripetere che l'apocalisse è un momento di rivelazione, cioè dove noi vediamo le cose chiaramente, in un momento apocalittico come questo loro sono in uno stato in cui ormai ogni finisce una crisi e ne creano un'altra, finisce una crisi e ne creano un'altra crisi sempre più imbarazzanti golf e bislacche crisi a cui non crede più nessuno e non ci si crede perché la meccanica che loro vanno poi a, diciamo, a giustificare la richiesta, la reazione che suggeriscono e di conseguenza ricercano è sempre poi alla fine quella cioè fare in modo che le persone vivano in una condizione di intimidazione una condizione in cui poi si devono mettere i loro simboli quando una persona si mette la mascherina, soprattutto quella anatra, l'FFP2 a livello proprio a livello di, di sagoma, proprio mi rimanda a una papera, ragazzi. E questo è il dramma, capite? Quindi, una persona che si mette l'FFP2, gli mancano le zampe gialle, le alette ed è a posto, non può essere tranquillamente messa in forno. Li mettiamo una bella carota, non vi dico dove, e la mettiamo prima o nel giro d'arrosto. Una persona, quando è in quello stato, ovviamente obbedisce a un sistema, vuoi perché ha paura di questa cosa perché pensa che ci crede, vuoi perché ci sono altre motivazioni, adesso le vediamo, grazie al contributo che ci ha dato Valeria, ci ha dato un po' di informazione, vediamo adesso cos'è che si sono inventati, loro nel momento in cui suscitano, creano una condizione per suscitare ecco, una reazione, loro hanno una possibilità di poter essere in un certo qual modo manifesti, però... Loro è ovvio che non possono continuare così perché al lupo al lupo è una cosa che funziona sul serio. Io mi ritrovo adesso a parlare con le persone. No? Prima si era un po' carbonari, del tipo eh, quando, mh, quando si parlava, no? ci si trovava ah, sono complottista, anch'io, anch quasi era un qualcosa di esclusivo. Adesso siamo la maggior parte. Tutte le persone lo sanno cosa succede cioè, io sarà al mare, ragazzi, sarà al mare, e il nostro organizzatore mi ha raccontato una cosa incredibile: che un signore si è tagliato un piede, no? Quindi ha sanguinato tantissimo e, da, e, e invece di uscire il sangue fluido normale, è uscito un affare che a contatto con l'aria è diventato grumoso. Ma una persona, una domanda, alla luce di quello che accade sotto i nostri occhi, se la fa o no. Sapete bene, non mi fate andare nello specifico: sapete bene per quale ragione questo sangue era grumoso. Sapete bene, potete immaginare cosa ha fatto questo signore affinché il suo sangue poi fosse così grumoso. Eh, ragazzi, quindi ormai loro sono un, a, nella quarta dose, per quanto possono dire, non ci va più nessuno. Stanno facendo dei de, de teatrini che sono ridicoli. Il movimento Italia per Draghi, poi tu vai a vedere nella piazza ci sono sei idioti, con il Cartellino uguale comprato, tutta la faccina radical chic o la faccia radical chic o la faccio ad un morto di fame. Perché la faccio ad un morto di fame? Perché sono persone che sono pagate per fare questa cosa. Qui gli dicono: Senti, tesoro mio, sei disoccupato? Sì. Però 50 euro. boh 50 euro, chi deve ammazzare? Non è ammazzare nessuno. Deve andare, deve dire Viva Mario con un cartello che ti diamo noi. Va bene? Ma tutto il giorno, no, 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 solo quando ci sono le telecamere, capite? Siamo a questi livelli qui ormai, la vita che noi vediamo è una vita che ci viene trasmessa attraverso il mainstream ancora torna a ripetere. Se avete una televisione in casa e ancora non l'avete buttata via, per favore fatelo, ok? Se dite che la televisione la tenete in casa per guardare il telegiornale, anzi il telegiornale no, ma per guardare film o i cartoni animati, non avete capito nulla. Dovete prendere la televisione e buttarla via perché oltre a darvi una serie di informazioni che siccome sono sistematiche e proiettate in una certa maniera finiscono per arrivare in profondità, quindi noi finiamo per dire delle cose senza che ce ne rendiamo conto, questi si chiamano assunti, cioè noi dichiariamo degli assunti senza nemmeno poter avere la possibilità di poter riflettere, perché questo è il dramma della televisione, trascurando tutto quello che invece è l'induzione tramite MK Ultra, altrimenti non si spiega come mai di prima acchito c'è stato, praticamente ci sono state milioni di persone, che si sono andate a fare un punturino per una cosa che non avrebbe mai ammazzato nessuno, a condizione che la persona non fosse andata in ospedale. Non ce lo scordiamo questa cosa. Eh? Quindi adesso cosa si stanno inventando? Adesso leggiamo delle cose. Allora, Dani, per favore, sospendi un attimino i commenti. Io ti metto, eh, ti metto questa qui, se gentilmente me la, la leggi. Grazie mille. Ti tiro su, faccio meglio. Ecco. <ride> Bye. Allora, limitazione della circolazione delle persone per superamento dei valori limite inquinamento atmosferico 1. È fatto obbligo chiunque no, non finito. È fatto ah, no. obbligo a chiunque di indossare all'esterno la mascherina FFP2, che tra l'altro è anche molto sexy, troviamo. Prego. No. Mm. Allora 2 che lo svolgimento delle attività commerciali mercatali su area pubblica del comune siano sospese per la giornata di mercoledì 20 luglio. 3 che tutte le attività lavorative che prevedano l'esercizio all'esterno vengano svolte con l'utilizzo di mascherine FFP2 per la giornata di mercoledì 20. È consigliato a tutti i cittadini di rimanere in casa. Mantenere le finestre chiuse e tenere gli animali d'affezione all'interno. È consigliato a tutti i cittadini di non accedere alle aree del demanio marittimo di Marina Giulia e Marina Nova tanto 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 con la spadina così, tanto è estate, chi se ne frega del mare, no? È gennaio, no? <ride> sono meravigliosi. Cosa è successo? Questo ringraziamo appunto la nostra Vale che ci ha fornito questo materiale. È successo che ci sono stati tutta una serie di incendi, tantissimi incendi, no? E questo ovviamente ha procurato il fumo, eh? come, mai, come mai ci sono questi incendi? Non possiamo saperlo. Quello che però io trovo, ti tengo su tesoro perché tanto poi mi dice le così più facili domande, tanto ho finito, perché mh, quello che mi domando sempre, un po' per capire anche l'origine di quello che sta accadendo, mi domando sempre chi è che ne beneficia. Quindi loro con questi incendi dicono alle persone di mettersi lffp 2 dicono a queste persone di bloccare l'attività lavorativa, e dicono a queste persone di rimanere in casa ed è perfettamente le prime tre cose che hanno chiesto durante il lockdown. Quindi non ci crede più nessuno per quanto riguarda il virus e questa è un'ottima notizia, però comunque tenderanno e tenteranno sempre di fare queste cose. Ragazzi, non ci facciamo impressionare, i fuochi sono veri, però le persone invece di scappare e di parlare di questo come se fosse una cosa naturale, devono iniziare ad andare Uh, a assumere un tipo di atteggiamento in cui è consapevole che quelli che sono al potere non sono per le persone, sono la cosa più opposta che c'è in merito alla gioia delle persone. Là, il processo televisivo, quello che comunque di fatto ridonda nelle, eh, nelle, nelle, nelle menti, è che le persone guardano un film. Lo guardano un film, quindi ci sono tutta una serie di criticità, no? che ovviamente vengono osservate nel film, perché sennò la persona si annoia e lo vive con un certo distacco, si entusiasma perché non è parte coinvolta, il suo io non è coinvolto, però di fatto si appassiona e merita questo, non sente il repentaglio né la paura né ne sente il coinvolgimento. Quando ci sono delle storie così improvvise, così sistematiche, che osservano poi i paradigmi ordinari che vengono rispettati nei film, e ritorno a ripetere che durante le sciacure, per esempio, vengono, vengono, vengono riprodotti no? i tre ruoli fondamentali che poi ci fanno percepire un film come tale, che sono la vittima, il carnefice e il salvatore. No? Ecco, quando ci sono queste cose, la persona entra nel film e quindi inizia a parlare di quello che sta accadendo come se fosse un film. Si dimentica completamente dell'origine, della dinamica, della meccanica di tutto e vive passivamente come se stesse guardando un film. Questo è il loro condizionamento, questa è la loro condizione ipnotica. Quella è la cosa da cui non dobbiamo rifugire perché, se non siamo consapevoli di questo, noi finiamo per essere nel loro grande Truman Show. Quindi noi per uscire dobbiamo innanzitutto certamente gioire del fatto che comunque loro in questo momento stanno facendo borsettate perché sono veramente come due baldracche che si contengano l'angolo di una strada però allo stesso tempo dobbiamo prendere consapevolezza di noi stessi e l'unica cosa che ci impedisce di essere, consapevolmente, di essere consapevoli scusate, di noi stessi è quello di stare in un gruppo a becerare, cioè quello che stanno organizzando, lo vedete no? manifestazioni, partiti politici, manifestazioni anche canore abbiamo visto, abbiamo visto il concerto supernatural di, del, nostro, del nostro grande giovanotti, no? un personaggio che ci invidia tutto il mondo, eccetera. Noi dobbiamo ritrovare la nostra quiete, sono dolosi, è chiaro che sono dolosi questi incendi, sono dolosi, tesoro cosa me, cosa me lo fa dire? me lo fa dire che scoprono tutte insieme, ma soprattutto poi quello che producono è la richiesta di fare delle cose che loro vogliono che non si faccia stare in casa, abbattere la nostra produttività e mettersi questa cazzo di mascherina. Ecco, questo è quanto. Quindi ragazzi, consapevolezza di noi stessi, stiamo in una condizione in cui noi percepiamo il mondo, lo percepiamo senza avere qualcuno che ce lo racconta, lo percepiamo noi per come siamo, Da lì in poi iniziamo a sentire una grande consistenza. Questa consistenza è quella che fa la differenza, è quello che loro più temono di noi stessi, quindi facciamolo, ok? Allora, tesoro, mi dici per favore eh, una, eh, le domande che se ci sono? Allora, bevo. Adesso qua ne le, le leggo una come degli incendi. Ecco Silvia Carta dice: Allora, provocheranno incendi o eventi critici, per cui sarà fortemente consigliato di riattuare il lockdown categorico. Allora, guarda che, che Silvia, ciao tesoro. Allora, quando c'era il lockdown, in Grecia abbiamo ricevuto una mail di un ragazzo che mi diceva, mi ha detto: Guarda, Luca, in Grecia stanno facendo così: stanno dando fuoco alle per chi conosce la Grecia sa che comunque sono arbusti per lo più, no? Non, non, non è molto verde la Grecia, e di conseguenza eh stanno bruciando intorno alle città e stanno chiedendo, aveva voce, passano con i megafoni a dirci di stare in casa e di mettersi le mascherine ok? Lì la storia del covid non ha, non ha attecchito un granché e di conseguenza hanno giocato quella carta quindi io dico che queste strategie si somigliano ok? La richiesta, quello che suscitano queste cose che stanno accadendo si somigliano, per non dire che sono identiche per cui ho decisamente una grande supponenza in merito a questi accadimenti, poi non ho le prove, è chiaro nessuno ce le ha, però diciamo se si guarda, si fana, se si fa un'analisi rispetto a quello che comunque di fatto sta accadendo, facciamo uno più uno, ecco diciamo. Prego Sonia eh. me la prendi una cosa? Va vai Allora, un attimino che... In quella postina lì il, quella statuetta me hanno fatto grazie allora gli altri che dice ma sto sangue quando dentro non gruma perché? cosa interagisce dentro? A contatto con l'aria, a parte che gruma anche dentro, perché non so se ci avete fatto caso, ma quanti casi ci sono di miocarditi. Poi una persona dice anche: gli dà l'attribuzione e dice sicuramente la pizza, il caldo, il sesso, quello che volete, capito? Però ovviamente ci sono anche delle condizioni di persone purtroppo che lasciano, eh, lasciano il corpo per questa ragione, però soprattutto quando va a contatto con l'aria, quindi quando una persona esce, ma anche eh, il marito di, di Vale, no? che comunque fa il pompiere, mi ha raccontato. Che ha soccorso una donna che aveva quindi un, un, del sangue che era uscito dalla testa, una signora anziana e c'era tutto questa. Sembrava quasi una, oh, perdona, sembra, sembrava quasi una treccia proprio no? questo sangue grumoso a questa maniera, ragazzi. Ma in piattaforma www.enzion.com. Io ve l'ho messo in prima, eh, ovviamente un video dove, dove fanno vedere chiaramente cosa succede al sangue delle persone. Intanto voglio farvi vedere questa statuetta. Guardate che bella che è! Guardate che bella. Questa qui l'hanno fatta per il mio compleanno, l'ha fatta Mary Claire e, e, e Olga, e l'hanno fatta loro. Era sulla torta, Ma che bella che è, sono io, vedi vale. cioè. <ride> <ride> bene. Prego, allora e Massimiliano Poison, il, Poison. Il, il, dice: Il 20 era ieri, io non ho visto niente di tutto ciò. Allora, questa qui, allora, questa qui me l'ha passata sì, Valeria. Eh, dice, eh, sì, alla ecco. Vale dove, dove sta lei? E, eh, sì, infatti di Vale ovviamente la fiducia è totale. Eh, eh, Mi ha detto anche, ti dico la zona, eh, eccolo qua. Eh, Monfa, Monfalcone, questa è l'ordinanza che abbiamo letto, che ha letto Daniela, è l'ordinanza di Monfalcone. Okay. Allora. quindi sono sicuro che vincenti ci sono stati ecco eh, volevo dire questo prego ornella dice eliminare i televisori è un'importante scelta che tutti possono fare un deciso e forte segnale al potere ricordo che è necessario fare comunicazione scritta ad agenzie delle entrate per eliminare il canone ci dice sì, però... lo sai che non ho capito nulla perché ero distratto. Allora, eliminare il televisore è un'importante scelta che tutti possono fare, un deciso e forte segnale al potere. Ricordo che è necessario fare comunicazione scritta all'agenzia delle entrate per eliminare canone. Sì, però sai, sì, mh, assolutamente sì. Guarda, eh, mh, so che deve essere fatto ogni anno, anzi se qualcuno ha qualche informazione in merito ce lo può dire così poi... Cioè io credo di pagare il canone della televisione perché ovviamente Renzi ce l'ha messo, non so dove. Okay, In bolletta no? l'ha messo. In bolletta, lo sappiamo dove In ce l'ha messo. Sì. E però nonostante siano veramente anni, anni, anni che non abbiamo la televisione. Prego. Stavo cercando qualche domanda, vediamo un po'. Per quanto riguarda. no. Eh, Ecco, infatti qualcuno dice, sì, ha ragione questa cosa, dice il canone lo paga ugualmente perché dicono che hai il computer. Cioè se c'hai il computer praticamente dicono, comunque tu la televisione la vedi lì, capito? Però non, non, insomma io non mi muovo così, non, quello che cerco sempre di dire, perché se no è un pendolo, no? Devo cercare di non pagare, le paghi in non e gli le da un'altra parte. Ecco, diciamo, ci, ci dovremmo muovere così. Allora. Maria Oliviero dice: Ma non avete capito che alla massoneria aliena non interessa nessun cioè, nulla della nostra sicurezza? Vi voglio bene. Ecco, e... eh, guarda, allora eh, il fatto è questo: intanto ciao, ciao Maria. Sì, ehm, quando noi andiamo a votare, una cosa, una cosa che le persone, ovviamente, se sono dentro un sistema, hanno una mentalità televisiva, non riescono a comprendere: quando una persona va a votare, non. Sì, idealmente pensa di favorire una parte politica che poi lo va, da, lo va a rappresentare, no? anche se puntualmente questo non accade. Però in realtà sta dando un consenso a un potere massonico. No? Noi pensiamo di votare a destra o a sinistra quando in realtà votiamo affinché la destra e la sinistra possano esserci e non sono mai, sono apparentemente in contrasto, però in realtà non lo sono. Siamo noi il contrasto, sono tutte e due contro di noi, no? contro il popolo ovviamente. Quindi noi dobbiamo fare molta attenzione a questo e smettere di pensare di avere delle soluzioni, di attuare delle soluzioni che ci produce un sistema. Perché le soluzioni che ci produce un sistema sono delle soluzioni che servono al sistema, non servono a noi. Quindi, quando ho visto l'altro giorno, ho visto un signore che ha un, un canale YouTube molto importante, grande comunicatore, molto simpatico, però purtroppo è mafioso. E che praticamente festeggiava per essersi unito no? insieme a un altro partito grottesco, quale quello il Partito Comunista, no? e hanno fatto l'alleanza. Ora voi, secondo voi. <ride> Allora, ragazzi, un po' il mio senso macabro vorrebbe veramente che questo partito prendesse dei voti e andasse al potere. Lo vorrei veramente, no? Per poter dare, dopo un mese, del cretino a tutti, tutti quelli che l'hanno votato, ovviamente, no? Perché è ovvio che queste persone vanno lì, prendano. Tutta la nostra parte dissidente per annullarla, se non fosse bastato l'esempio che ha fatto il Movimento 5 Stelle. Ma il Movimento 5G, questo lo blocco io, eh. il Movimento 5G, sì, si sì, blocco io. Il Movimento 5G non è un movimento, è stato il primo caso in cui semplicemente hanno fatto delle cose, diciamo, non funzionali. Hanno tut, ogni, ogni persona ha fatto così, no? Mi ricordo che quando ero un ragazzetto non c'era la democrazia cristiana, ero amico di un, eh, di un dirigente della democrazia cristiana, era amico del figlio. E loro proprio, sentite questi discorsi, dicono: non bisogna cambiare delle cose perché, sennò qui cambiano davvero le cose. Quindi, loro cambiavano per non cambiare niente. Sì, ragazzi, ma come si può pensare? Una persona quando ha il potere, dal momento in cui è al potere, anche se è normale, a te ti vive come un pezzente, sei un inferiore. Il potere non è mai buono, noi siamo organizzati in strutture di potere pensando che non ci sia altra soluzione. Ma come se c'è la soluzione? Basta che una persona è pensante, non ha bisogno di maestri, non ha bisogno di guru, non ha bisogno di leader, non ha bisogno di niente se una persona è pensante e vive la sua vita senza seguire nessuno. Ma ci vuole tanto ragazzi, prego. Aspetta, eh. Allora, andiamo a vedere. Me ne ero segnata una interessante, devo guardare, questa la cancelliamo. Eccola. Allora, Maria Oliviero ci dice: attenzione, Gabriele Sannino ci consegna L'altra testa della massoneria aliena, come spiegato da Corrado Malanga, ma noi non dobbiamo cedere a nessuno. Né vide né tuffo un abbraccio. Ciao Maria, ma ora questa cosa di Gabriele Sannino io francamente non, non, non penso sia così, quantomeno non penso lo faccia consapevolmente perché comunque l'ho conosciuto, insomma non, non è diabolico Gabriele Sannino. Mm. Quello di sicuro, e, diciamo questo, che la, la mentalità nello schiavo, adesso mettiamo da parte di Gabriele Sannino, parla per quanto riguarda la logica di gestione, le persone sono sono nell'ordine di idee di pensare che eh, penso in maniera duale, quindi, automaticamente se c'è un carnefice c'è anche uno buono, no? Se c'è un tiranno c'è anche il Salvatore, così no? Non si riesce ad accettare che c'è una parte veramente cattiva e un'altra parte che è molto più cattiva della precedente. Ecco, questa noi non l'accettiamo. La, non e se una persona è un minions, se una persona è uno schiavo sul serio, non può nemmeno accettare di buon grado questa, 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 questa condizione, perché non può vivere senza un capo. Dici, come faccio a vivere senza un capo? Una persona libera invece vive senza un capo e non gli interessa delle due parti da parte di qua la parte di là vengano a salvarci vengano a occuparci non mi interessa, loro possono fare quello che gli pare, la mia esperienza parlo per me adesso, è quello che dovremmo secondo me dirci un po' tutti la mia esperienza evoluzionale, espansiva di coscienza in questo paradossale grottesco contesto ma anche allo stesso tempo molto affascinante pianeta si concluderà quando sarà il momento che si concluda, a me mi farò tutte le esperienze del caso senza necessariamente essere spalleggiato da un potere, perché a me il potere mi fa venire l'orticaia, ecco prego allora, non ci sono domande, sono solo dei commenti. Guarda che bello questo, vuole leggere questo? Ah ok, questo l'ho passato prima. Allora, di Grazia Silvestri dice, ciao Luca, complimenti per il tuo lavoro. Adesso ho capito perché ti voglio bene. Mi ricordi il mio babbo che è partito dal nulla e è diventato una grande, gran bella persona come te, bacioni. Che bello, che tesoro, grazie, grazie. Me avuto delle manifestazioni d'affetto ai corsi? C'è cioè una signora si è messa a piangere, Sei, Daniela, si, si è messa a piangere, mi ho visto. Io ho detto "Cazzo, faccio così cagare". No, cioè non riuscivo a parlare, era emozionatissima. Che bella! Anche con Vera ha fatto così, no? Bellissimo. Allora, eh, questa? Questa va bene? Ah no, sì, hai puoi... ne è messa un'altra. Oddio, aspetta. È un'altra. Ah, no, vabbè, lo questo. leggo. Purtroppo sì, siamo arrivati ad un punto in cui si diventa agnostici per tutto. L'importante è seguire il proprio istinto e non avere paura di nulla. Nessuno ci può comandare, siamo liberi. Grazie, tesoro. Ma eh, senti ciao Silvia intanto, ma il fatto di essere agnostici non è di per sé un problema, ok? Quindi il, il fatto è questo: io posso anche credere in, in determinate cose, ma il, il problema è l'identificazione, no? Le persone sono identificate, che guardano il mondo attraverso qualcuno che gli dice cosa sta guardando, è questo il dramma, no? Quindi, quando ti trovi di fronte, che ne so, ci sono dei casi veramente eclatanti, no? che ne so, persone, persone che sono eh, dottori, no? che sono radiati, no? che però hanno tutti i loro canali intonsi con la monetizzazione, addirittura si fa la richiesta la richiesta di sostegno per una dottoressa. Se tu è, è evidente che quella lì, fra un pochino può entrare in politica, no? che quindi questa è una manovra per fargli prendere lustro per poi, affinché i cretini possano buttarla in politica, no? e se tu dici una cosa del genere io sono costretto a non dire il nome di questa persona, anche se più attenti l'avranno capito, perché se lo dico mi fanno "Oh quella, non me la toccare perché la vedono come la vittima, ma quella è una strega, un archia quella lì: non è una vittima, assolutamente, no? non è mai stata sospesa. Ma voi non lo sapete queste cose, no? È un teatrino, non teatrino, dove però ha fatto sì che le persone si possano identificare con questo, e di conseguenza non, eh, non si rendano conto, no? non, possono, non, hanno più, non hanno più discernimento, non puoi più andare a dire, guardate, ti stanno inculando da un'altra parte, non guardare che è carina, ti sta inculando ugualmente, te la devi immaginare come se avesse il pisello, capisci? prego allora adesso ti passo questa ah che bella la pudesse eccola lì alle scuole oh, alle scuole all grande rock and roll allora, buongiorno vai. Daniele e Luca ci tengo a ringraziare pubblicamente questo uomo stupendo anche per la sua preziosa amicizia Beh, allora grazie Ale i propoli e <ride> la macchinetta non funziona. hanno funzionato hanno fatto propoli...

perché l'accesso su Facebook ci l'abbiamo soltanto io e Vera, Vera in questo momento è in vacanza e quindi vado subito a farlo, parla a bloccare io. Allora, rileggi intanto il messaggio di Alex. Cole così Alex Cole, Ricordo che è una rock star, una rock star con cui sono amico, una persona meravigliosa. Siamo stati da Dio nel eh, nella loro villa perché hanno un appartamento veramente meraviglioso con i suoi genitori che sono stupendi proprio assolutamente. Vai, rileggo. Sì. Buongiorno, Daniele e Luca. Ci tengo a ringraziare pubblicamente questo uomo stupendo, anche per la sua preziosa amicizia. Il profilo e la macchinetta hanno fatto. Sì, perché ha avuto un abbassamento di voce, le ho dato praticamente questa macchinetta. No, niente, è sulla pagina, facilitatore. Ora poi lo blocco, questo coglione lo blocco dopo. Questo qui, eh, sai no, che ci sono degli attacchi da parte della nostra Leoncina Zagami, <ride> l'uomo con la carriera all'incontrario. È partito dal mainstream, è andato dentro un canale, lo seguono quattro idioti come lui. Va bene. E ora dopo lo blocco. E, sì, è stato stupendo. Tra l'altro, mi ha allenato. Mi ha allenato perché non è anche personal trainer. E mi ha allenato, non si è reso conto dei vent'anni di differenza che abbiamo e mi ha massacrato praticamente. Il giorno dopo era pessimo, non ho finito, però allo stesso tempo abbiamo vissuto un'esperienza un stupenda. Ma lo condivido adesso mentre legge altre foto, mentre legge altri commenti. Una foto sono fatta io e Ale ed è stato. Ed è stata bellissima proprio. Mi faccio vedere anche il mare che c'era ehm, nel Salento. Vai tesoro. Tanto che leggo questo della Podres che prima l'abbiamo tolta. È una gioia immensa essere presente ai tuoi corsi. Ci scrive, però non so chi sia. La Podres? Sì, 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 l'ho no, contata ai corsi. Sì, sì. Okay. Stupenda. Intanto ecco. Eh, intanto ti faccio vedere. Guarda, faccio vedere. Intanto mentre cerchi una performance di Alex. ha ah, scritto un'altra cosa, Alex dice un lavoro meraviglioso. Un abbraccio a te, Sonia. Vera, rock and roll. Ecco, questo sì, questo. Eh, no, questo contenuto, Aspetta. Eh? Vediamo un po' se riesco. Perché è bravissimo lui, ragazzi. Ha lavorato a livelli altissimi proprio. Eh, fa il video, questo okay. tolgo i commenti, eh? No, non me lo fa prendere niente. Non riesco a metterlo. Cosa tesoro? Niente. Pensavo volessi mettere un video, ti chiedevo se togliere i commenti. No, eh niente. Va bene. Non riesco purtroppo. Vai, tesoro, vai. Allora, aspetta che vado a vedere. Ecco. Allora, Paola Iscaro dice "Luca, c'è la devastazione a causa di un incendio quasi sicuramente doloso dove tu hai abitato in Toscana, Piave a elici ed dintorni. Cavalli e animali da cortile lasciati fuggire, un disastro." Mm, sì. sì, fanno sì, so di queste cose, ma questi incendi sono un po' in tutta Italia. Quando sono andato nel sud, praticamente ne siamo stati, ne siamo stati, cioè ogni addirittura è stato chiuso anche un tratto d'autostrada per via degli incendi. E non è possibile, ci sono sempre un po' stati gli incendi, no? Perché purtroppo, questo è la, la nostra esperienza, ecco qua, la nostra esperienza in diretta con gli stati uniti non ci hanno segnato nulla però eh, perché sapete no come, come funzionava aspettate intanto prendo la foto è una foto è veramente bella e gli stati uniti praticamente avevano quando c'erano i pompieri che erano che erano privati no e venivano guadagnavano quando questi spendevano degli incendi quindi praticamente eh, erano arrivati al punto che la maggior parte degli incendi erano dolosi, erano i pompieri stessi, che, la stavano, che li stavano facendo perché eh, grazie a questo poi riuscivano a guadagnare. Eh, tanto arriva l'avidità no? e anche il sistema proprio, se volete, eh, economico. No? I soldi, proprio così. No? E quindi i canadair, i canadair sono pagati per intervento, ci sono dei forti sospetti che i Canader quando fanno l'intervento, in realtà lo fanno in maniera in maniera un po' artificiosa, che quindi tanti incendi poi alla fine siano di natura dolosa, perché ovviamente c'è un guadagno affinché c'è un guadagno per questo, però in questo momento c'è anche l'altro deterrente che è comunque la, questa esigenza loro che hanno di Dichiarare una condizione che poi dopo si fa richiedere la chiusura, l'FFP2, tutta una serie di condizionamenti, la riduzione dell'attività produttiva, insomma sapete, eh? Prego. Allora, sì, eh. <ride> è che gli uomini non sanno fare due cose insieme, per cui cosa, cosa ha detto ancora Alex? <ride> Aspetta, perché devo andare a. Ecco. Dio non lo trovo più. Lo ritrovo, eh. Eccolo qua. Dice dei giorni meravigliosi. Ti ho un po' spaccato. Pietro era contento. Ti ha fatto gli auguri di compleanno. Ti ho mandato un video. Sì, 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 sì. Allora e eh, niente eh, la foto allora, come... ah, leggere... è un formato non, non la vede la foto per niente la, sono state. Ah, la metto la metto su, su telegram la foto mia di Alex con un mare dietro spendo, meraviglioso prego Dani aspetta perché eccolo qua. questa Roby Roberta dice Luca fra le tante cose belle con questo cambio vibrazionale sono diventata acqua mi sono sciolta nel mare, mai provato una roba del genere? Pazzesco, l'universo è in movimento. Allora, ho tante persone che mi dicono cose in questa maniera. Ho sentito una volta una storia di una persona che, durante un mio trattamento, ha dichiarato e sentito di essere vento e di passare in mezzo alla in mezzo alla, a dei fili d'erba, per esempio, no? Ecco, queste sono tutte manifestazioni e percezioni, sensazioni di uno stato di espansione. Quando c'è una condizione del genere, si riescono proprio a, a sentire, a vivere delle esperienze che sono inudite. Noi non siamo solo questo, nella maniera più assoluta. Allora, sto cercando qualche... Tu ne hai visto passare qualcuno di interessante? Eh, no, sto bloccando. Il nostro allora, leggiamo non... questa, Fran Franci ci dice: Buongiorno a voi, da sospesa posso dire di aver ricevuto da Luca ben due corsi gratuiti. Solo con Luca ho goduto di questo aiuto. Grazie mille e vi abbraccio, Franci. Goodbye. Grazie tesoro, ma in realtà le persone che, non, eh, che non, non regalano, perché vedete ci sono poi tante, io ho avuto a che fare con tanti spiritualisti, no? A virgoletto, e poi quando vai a dividere un nocciolo con questi spiritualisti ti rendi conto che non sono molto spirituali così, no? E quindi sono totalmente posseduti dal denaro perché ne hanno poco, ma ne hanno poco perché ne sono posseduti, di conseguenza vivono questa cosa con grandissima ristrettezza. C'è un, uno dei principi del transetting che è fondamentale. Se vuoi una cosa, dalla in partenza, vuoi sorrisi? Sorridi. Vuoi rispetto? Rispetta. Vuoi soldi? Dalli, senza problemi con la gioia di darli se una persona li dà con la gioia di darli poi subito si aspetta il risultato ovviamente c'è una motivazione no? la persona è un po' motivata, forse non funziona non è questo che poi muove un mondo, no? Però se una persona ha la gioia, ha la gioia di dare determinate cose, poi queste arrivano quindi per me è una gioia quando nei corsi, e quasi la metà delle persone sono gratuite o offerte di quelle che poi alla fine è una sala è una gioia sapere che quella persona non avrebbe potuto partecipare ad un corso, partecipa ad un corso e li farà magari anche bene, c'è cioè, la possibilità di poter iniziare, a me cosa mi costa poi alla fine, no? visto che comunque un po' le spese saranno pagate da quelle che poi alla fine nel corso ci sono, quindi perché no? È una cosa molto importante, è un atto di stupidità quando le persone non danno, non danno le loro cose. Prego. Eh, mi è passato adesso sotto gli occhi il commento di Ross, consiglio di partecipare ai corsi di Luca perché... Conferma il cambiamento della vostra consapevolezza, Rosana. Gra grazie tesoro, grazie. Allora, questa, il, il, il questo? Oddio, cosa vi messo? Ma io niente, questo, volevo questo, Flavia. Ok, Luca ti ha inviato ieri le foto della mattinata passata in una scuola materna di Mizzago dove abbiamo fatto ascoltare ed interagire bambini con le campane, esperienza meravigliosa. Sì, ora a settembre, il 7, se non mi sbaglio, sono invitato nella scuola che stiamo sostenendo e anche lì farò una performance con le campane tibetane, questi ragazzini. Ragazzi, è importante che le persone i bambini sappiano, per esempio, no? che con una campana tibetana, se loro hanno un malessere, hanno litigato eh, con il loro amichetto, possono suonare una campana e tutto si riarmonizza. Ma perché funziona davvero? Ai miei corsi io faccio delle rappresentazioni, delle dimostrazioni. Tu la vista Dani, dove praticamente se c'è un chakra disequilibrato, gli faccio 30 secondi di trattamento con le campane tibetane. Subito il chakra ritorna a posto, e questo lo testimoniamo con il test chinesologico. Eh, nel senso le campane tibetane funzionano. Se noi al bambino invece di dargli il cellulare in mano diamo una campana tibetana, probabilmente questo bambino matura intelligenza, ecco. Allora, Giuseppe ci dice ciao Luca, ti consiglio di inserire su Italia un qualche video di Giulietto Chiesa, un vero e proprio profeta. Ottimo, lo farò, lo farò nel nostro. Diciamo, una, una rubrica, Gold Memory. Eh, e metto tutti quei, quei contenuti che sono veramente di livello, fra cui metterò anche questo di Giulietto Chiesa, che è stato un grande, veramente un grande, sì. Allora, Albeit ci dice quali spiritualisti. Rivale la pena seguire su YouTube? Ormai sono troppi e il tempo per seguire è sempre meno. Ma allora, ogni persona fa la sua scelta. A me non me ne piace nemmeno uno, però, ogni... no, nemmeno uno non è vero, però comunque la maggior parte non mi piacciono. Ogni persona fa la sua scelta e funziona. Funziona così, tu senti delle persone e senti quello che ti restituiscono, stai bene, stai male dopo che la sentite, lì c'è già un buon, una buona metrica. Ci sono persone spiritualiste che si sono vaccinate, io direi di non seguirli. Poi per quanto riguarda altre persone, per esempio c'è uno che io lo chiamo il guru dei, dei cretini, no? E questo ha detto, se ha fatto il tampone l'ha fatto per rispetto degli altri, non ha capito un cazzo. Questo qui c'è i suoi genitori che si sono punturinati e ha detto, dice, se loro hanno sentito così di fare così per la loro tutela è giusto che facciano così, non ha capito proprio un cazzo, no? Questo è un, un, un guru dei cretini. Che va alle manifestazioni, vende le spilline, le persone se la comprano, ragazzi, assista a delle cose che sono un insulto veramente all'intelligenza, così no. Solitamente il guru, quando è mediatico, no, lo spiritualista, quando è mediatico, risponde un po' al pubblico invece di rispondere a quella che comunque sarebbe la sua mission e la sua indole. Quindi, diciamo, non, da questo punto di vista non ne salverei nemmeno una, eccezione fatta, per esempio, a me piace tantissimo Salvatore Pizzi e, e altri, insomma, ovviamente. Però spiritualisti, spiritualisti, non mi piace la parola spiritualista, mi piace la parola grande uomo o grande donna. Ecco, questo mi piace di più come parola. Io seguo una persona perché è un grande uomo o perché è una grande donna, non perché è uno spiritualista. Anna dice: Dobbiamo fare un corso di campana anche a Lucca. Facciamo assolutamente. Eh, che bella Lucia dice: eh, Incontri Luca ti fa sentire eh, che bella Lucia. Incontri Luca ti fa sentire a casa, che bello. Queste ora non me le ricordo, però penso queste sono persone che ho conosciuto ai corsi, ho incontrato delle persone meravigliose, veramente. Ok, prego. Allora aspetta, stavo guardando, ma facciamo così. Ah, guarda, ho trovato Ilara Paolicchi ci dice è vero, i corsi di Luca sono potenti dopo aver partecipato sei una persona nuova, trasformata provare per credere che tesoro, grazie Laria grazie grazie Stella vabbè ora poi Laria è dello staff quindi lei è anche <ride> scherzo non è allora aspetta vai le ultime due poi andiamo a fare mm, un sì. sacco di cose no perché... facciamo questa Paolo dice «Al potere non serve essere intelligente, lui impone con la forza e ti insegue, qualsiasi modalità e luogo ti rifugi. Il potere si combatte solo con la grande unità e fratellanza fra le persone» esatto esatto sì sì, eh, eh, sì eh, fratellanza tra le persone ma sempre emancipazione eh? quindi solidarietà fratellanza eccetera però non forti non sentiamoci forti nel gruppo perché altrimenti siamo gregge senza rendercene conto noi siamo forti da solo noi ce la facciamo cioè qualsiasi cosa sono forti se io rimango l'unica persona non punturinata sulla terra io rimango l'unica persona non punturinata appunto se um, 3-4 miliardi di persone pensano così, si costruisce un qualcosa di veramente potentissimo che loro non potrebbero assolutamente eh, eh, toccare. Allora, Barbara chiede, eh, Luca Speciani cosa ne pensi? Ecco, eh, Luca Speciani l'ho intervistato mh, qualche un, mai un anno fa. E si sta muovendo in maniera estremamente efficace per quanto riguarda il fatto di trovare delle cliniche anche alternative noi abbiamo dato anche visibilità su abbiamo postato dei post suoi penso che si chiami Sim se non mi sbaglio, le, le cliniche nuove che stanno aprendo è una persona, mi piace tantissimo perché è una persona vera non fa il piacione non è... lui è un medico vero è un medico vero che il suo grande cuore è trasmesso e manifestato attraverso la sua schiettezza. Oh, conosco personalmente persone che si sono sottoposte alla, alle sue cure: è, una, è, un grandissimo, ecco, è un grandissimo uomo, di conseguenza, un grandissimo medico, anche un grandissimo medico. Luca Angeli dice: Ciao ragazzi, avete sentito del crollo delle Guyson in Georgia? Sì, ho fatto un video una settimana, una settimana fa, quasi, sì, sappiamo. È stato un, è stato un segnale importantissimo quello lì. È un segnale, i monumenti sono determinanti quando cade uno, si sposta qualcosa. È molto importante questa cosa. L'ultima, allora, Dani, quando andiamo. Allora, leggo questa, via. Silvana dice: Luca, ciao, io aspetto il compimento di qualcosa che è giusto che sia e non mi impaurisce. Seguo e ascolto musiche e parole come le tue, che per me sono naturali e sane e aiutano a mantenersi lucidi. Che tesoro! Brava, brava, brava. Bellissimo, bellissimo. Allora, eh... grazie Dani. Grazie. Un gozzo tutto gong, sei magico <ride> sono in porto, in che bella. Grazie, Roberta. Ora ho fatto il video ai corsisti. Oggi li mando tutto il materiale: eh, tre corsi perché ero fuori. Non l'ho potuto inviare questa mattina. Tra oggi e domani vi arriva tutto il materiale la alla giornata Conforto eh, per i corsisti. E farò anche, mettere online anche la, la cosa, metterò online anche la meditazione col gong. E quella a beneficio di tutti e a torino allora io sto cercando di convincere Daniela a farmi anche da organizzatrice su torino ecco appena lei si, si decide è prestissimo a torino comunque noi lunedì e martedì facciamo tutto il planning di tutte le date che abbiamo da fare che faremo fra cui anche torino ci sarà sicuramente la faremo sì ok ok Bene, Daniela tesoro, io ti ringrazio tantissimo, grazie per la tua gentilezza, la tua simpatia, brava, sei pure leggere quindi benissimo. Ci vediamo prestissimo, saluto tutte le persone, grazie a chi ha commentato, chi ha messo like, grazie a tutte le persone che con affetto mi hanno rivolto a dei auguri straordinari, bellissimi, grazie a chi mi ha regalato questo Mala, che poi alla fine è un Mala, che custodisco veramente con tutto, con tutto il cuore, grazie, grazie di cuore, quindi Mary Claire e anche Olga, grazie. E noi ci vediamo prestissimo, sapete che in questo momento siamo un po' estemporanei, però sicuramente sta, staremo, avremo l'occasione per stare un po' insieme con tutti. Ciao raga, buon proseguimento. Ciao a tutti, ciao Luca.